Vorrei vedere le macchine fermarsi per lasciare le persone attraversare la strada. Non vorrei più vedere i poliziotti usare i manganelli. Vorrei vedere la mia amica libera di poter indossare quello che le piace. Vorrei vedere più strette di mano che schiaffi. Non vorrei vedere uomini e donne che muoiono in mare. Vorrei che mia madre non abbia più bisogno di curare in ospedale persone che sono state picchiate. Non vorrei vedere risse nella mia città. Vorrei non sentire più gli anziani esclamare: "Ah, non ci sono più i giovani di una volta". Vorrei sentire la storia del ragazzo che spende tutte le sue giornate al parcheggio. Vorrei sentire parole gratificanti per chi si mette a servizio. Fare la pace da piccoli dopo un conflitto ci dava un senso di liberazione. Tornavamo a casa con il cuore leggero. Poi ci siamo fatti grandi ed insieme a noi si sono fatti grandi conflitti. Da adulti è difficile lasciarsi le cose alle spalle. Accettare un compromesso diventa una sconfitta. E siamo convinti di dover scegliere se alzare la voce e prendere il sopravvento o se dover abbassare la testa. Entrambe le strade sono però scorciatoie, con le quali cerchiamo spasmodicamente di arrivare a qualcosa che ci appaga, perdendo di vista l'intenzione della pace. La pace non è un luogo turistico di cui conservare gelosamente un souvenir. La pace è piuttosto un edificio che per sostenersi e completarsi ha bisogno del mattone di ognuno. La pace è condivisione e porsi apertamente all'altro. C'è però una linea tanto sottile quanto netta tra l'ascoltare passivamente e l'ascoltare con discernimento. Come è vero che ognuno debba poter esprimere la propria opinione liberamente, così il giusto e lo sbagliato non possono essere relativi. I soprusi, le guerre, la privazione di diritti non sono cose che lasciano spazio a soggettività. Solo informandoci, interessandoci e facendo una scelta politica saremo in grado di ascoltare e giudicare cos'è bene per la pace e cosa non lo è. Ma non possiamo fermarci qui e tenere per noi le nostre idee. Siamo invitati ad edificare in quella sottilissima linea tra passività e arroganza. La pace è potentissima, ma per irrompere ha bisogno di voci. Così, ogni volta che notiamo un'ingiustizia, condividendo le nostre idee, manifestando ed esprimendo il nostro dissenso, staremo dando, attraverso le nostre, una voce alla pace. Una voce alla pace. Una voce alla pace.